Ragazzi, buongiorno e benvenuti probabilmente all'ultima puntata di Sekiro Shadows Die Twice. Eravamo rimasti qui ad Ashina e dovevamo origliare questi due soggetti. Inizieremo quando tornerà Lord Genichiro. È ancora vivo Genichiro. La vita ad Ashina con il sangue del drago. Sì. Ok. Allora, oggi utilizziamo per la prima volta una cosa che non abbiamo mai utilizzato prima, che è il confetto di Gachin, che ci serve per diventare invisibili e dobbiamo fare a quello là, perché sennò, ragazzi, questi sono in due, non so esattamente se quello là ci sta incominciando a vedere, speriamo che non ci vede. Uccidiamo a questo, non lo controlliamo e ce ne scappiamo, togliamo sto coso. Andiamo da qua. Allora, adesso c'è la possibilità che il tizio si butta giù. Se il tizio si butta giù, dobbiamo resettare. Una volta mi è successo. Però tipicamente si resetta e se ne torna indietro. Ok, mettiamo le castagnole. Dovrebbe essersi resettato. Cola, abbassiamoci. Gira di indietro, perfetto. Questo qui è una di quelle là delle sette lance. Per farlo è abbastanza semplice, basta che azzecchiamo i Mikiri. Non ci dobbiamo mettere sulle scale. E lo uccidiamo. Ricordatevi che questo fa pure il Mikiri veloce. Ecco. Yeah. Riprendiamo un po' di postura. Come ci ho fatto a colpire? Via! Vediamoci la fiaschetta, ragazzi! Incredibile, questa è la prima volta, ragazzi. Non moriva più. Ok, e questo qui. Ricordatevi che dobbiamo arrivare. Ci hanno chiesto di andare da Kuro, che si trova dietro il passaggio segreto. Naturalmente noi non ci andiamo adesso. Possiamo saltare anche dall'altra parte, penso. Compresse. Andiamo dall'altra parte. Qui non ci dovrebbe essere più niente, ragazzi. Nemmeno i tassi. Esatto. Questo lo prendiamo così dopo lo utilizziamo come teletrasporto. Come punto per il teletrasporto. E di nuovo, ragazzi, a Ashina bisogna rifare tutto da capo. Purtroppo. E ci sono diversi boss nuovi, tra cui adesso ne andiamo a fare un altro. Ah, e c'è anche la fine del tasso testa nera. Dobbiamo andare esattamente a... Aspettate, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Ci sono diversi boss nuovi. Diversi. Uno l'abbiamo appena fatto. Poi ce ne sta un altro che sta... Dobbiamo andare più o meno... no, qua.
Dobbiamo andare qua. Vi ricordate la stanza dove stava Ishin? Era questa? Non era questa, sotto forse. Vabbè, andiamo da qua ragazzi, uguale. Così prendiamo anche... Così lo prendiamo da dietro il soggetto. Aspetta un secondo. Questo qua ci dovrebbe essere... Ah, adesso è un ninja. Però non ci dà 1000 di esperienza, sicuramente. Ma no, 1000 di esperienza ci ha dato. Ok. Vabbè, comunque noi ce ne andiamo. Direttamente stavolta, non affrontiamo nessuno. Andiamo per le scale. Andiamo qua. Non dovrebbe arrivare il soggetto se ci riposiamo. Ok. Qua dietro non mi ricordo se ci sta ancora il ninja. Sembra là. Controlliamo un attimo se ci dà 1000 di esperienza. Ma non credo. 3,92. Chissà perché questo ne dà di meno. E qua non c'è nient'altro da prendere. Ragazzi, dobbiamo solamente andare ad affrontare un boss. E questo boss si trova esattamente qua dietro. Ci stanno due. Ma non ci stanno più questi due. Là. Però non mi ricordo esattamente come si fa questo boss. Questo è uno di quelli là che fa sicuramente da solo, però è uno di quelli là che bisogna parare velocemente alla velocità della luce. Stavolta c'ha gli occhi rossi. Lord Ishin, prendo in prestito queste. Vegliate su di me. Noi, il clan Ashina, vinceremo questa battaglia. Come ci ha fatto a vedere? Ma ce ne andiamo. Questo qui bisogna parare velocissimamente. La postura. Non dovevamo morire. Non dovevamo morire. Mannaggia la miseria. Questo ogni volta è sempre così. Ok. Oh, aiuto divino. Meno male. Una volta tanto ce l'ha dato. Quando vi dà aiuto divino. Non ve l'ho mai detto. Non perdiamo esperienza proviamo ad attaccarlo non speriamo né soldi né esperienza quando ci dà l'aiuto divino No.
così ti impari. Ok, e ci ho dato un altro grano di rosario. Adesso Ishin stava qua sopra. Oggi moriremo diverse volte, ragazzi, sicuramente, perché dobbiamo fare anche i senza testa. E un'altra cosa, qua già avevamo presa la prova che ci stava un'altra spada mortale. E infatti, oh, poi vi volevo far vedere un'altra cosa che mi sembra che sta qua sotto. No, quello lì c'è un altro boss e dopo ci andiamo. Dobbiamo andare dove sta il laghetto. Giusto una cosa per curiosità. Dove sta il laghetto? No, non sta qua. Forse è la stanza di Kuro. No, qua è dove stava il ninja. Ragazzi, qua stiamo scimunendo. Il laghetto dovrebbe stare qua sotto, no? Vediamo un secondo. No, sta esattamente dall'altra parte. Sta esattamente dall'altra parte. Guardate, stanno tutti quanti, i corvini stanno tutti schiattati per terra. Cerchiamo di non farci schiattare pure noi per terra, eh? Ragazzi, è incredibile, non riesco a trovare il laghetto. Eccolo qua. Ok, là ci stanno le carpe. Tuffiamoci. Perché tanto dobbiamo andare semplicemente qua. Questo qua lo uccidiamo. Così si impara. Non ci dà tante. Oh, 1100! Ma dai! Qua non ci dovrebbe stare nessuno. Ci sono questi due che sono ultra spaventati. E qua c'era l'idolo, no? Questo qua è morto. Ok, adesso ci riposiamo anche. Perché qui succede una cosa. Non sono assolutamente certo. Dobbiamo andare sopra uno di questi tetti. Sopra quel tetto là. E questo qua ci dice una cosa. Con le truppe di rinforzo. Vero? Fai presto. Ti prego. Perché guardate, stanno attaccando a Cina. Del castello. Le cose vanno male. Quelle dannate truppe del governo sono arrivate. E hanno aggiustato il ponte. Questa qui è la valle dove c'era il serpente. Salva a Cina. A Cina. Ok. Allora, noi invece scendiamo un attimo giù. Tanto qua non ci sta nessuno, penso che ci dà fastidio. Allora dobbiamo scendere di qua e di qua. Teoricamente qui ci dovrebbe essere il tasso testa nera. Che però è morto.
Chissà come mai è morto. Non c'è nessun modo che ho trovato per andare dall'altra parte. La cosa che non capisco è perché il tasso testa nera è morto, però. No, 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 oh, fermo. Allora, qua dietro c'è un nemico temibile, ragazzi. E tra l'altro chiama pure gli amici suoi. Eccoli qua. Ce ne dobbiamo scappare, ce ne dobbiamo scappare. Allora, dobbiamo fare tutti quanti. No, no, non ci riusciamo perché dobbiamo fare. Ci sta un mini boss qua dietro. Qua dietro ci sta uno che ci aspetta. Là c'è un mini boss. Questo è un altro fuciliere. Oh! Dietro a me ci sta il boss. Qua ci sta ancora un altro. Cioè dobbiamo andare, ragazzi, ci dobbiamo andare. Siamo senza vita. Togli sto lock. Cioè sta pure uno qua dietro di ninja. Non so se già si è tolto. Già si è tolto, perfetto. Andiamo dalla signora là, che fa casino, e la uccidiamo, così guadagniamo anche un po' di energia. Poi ritorniamo indietro. Teoricamente ci dovrebbero aver perso. Quei due stanno ancora là. Però quello non si sposta, vedete? Ora andiamo a prendere. Vediamo se riusciamo a fare da dietro. Ok, quello là è ancora... Questo è temibile, ragazzi, però sta da solo. Non lo facciamo. Fatto, amico, l'ho fatto io quel coso, non ne sono sicuro, però il tizio è morto. Ok, abbiamo preso anche il frammento di adamantite. Ma dobbiamo andare a fare il conto per vedere quante persone sono rimaste, perché qua dobbiamo stare ultra attenti. Là ci sta ancora il boss, là sotto ci sta uno, quello ci ha visto. Ah, dobbiamo stare anche attenti, ragazzi, perché qua dietro ci sono un sacco di tassi fortissimi. E ci fanno neri, ci fanno neri.
Andiamo a vedere da quell'altra parte chi è rimasto. Questo il boss ci arriva qua dietro, ragazzi. Quindi dobbiamo stare abbastanza attenti. Quello là dietro l'abbiamo fatto. Secondo me non ci dovrebbe essere più nessuno. Ecco, infatti non c'è più nessuno. Il boss dove è andato, mo? Ragazzi, secondo me... Ah, eccolo là dietro. Ma non si sposta. Però questo è un boss un poco fetente per affrontare questo, pure perché mi sembra che fa un sacco di prese, quindi abbiamo bisogno di spazio. E poi lancia il fuoco. Ah, ma è quanta energia che ci toglie. Eccola, lancia il fuoco adesso. Fa pure la spada di fuoco. Vabbè, che se ci facciamo... Fa pure le prese, no, via! Ci dobbiamo curare. Però non riesce a coprire delle lunghe distanze facilmente questo. Abbiamo solamente tre cose. Uno. Perché non riusciamo a prendere la fiaschetta? Uno. Mannaggia, mi sono spostato. E non ci abbiamo nemmeno più castagnole, ragazzi. Uno. Usiamo la compressa. Ne fa tre di prese, se non mi sbaglio, ragazzi. Un paio di colpi sono. Mamma, un solo colpo ci dobbiamo dare. E anche questo è andato per il mare. Adesso ci servirebbe l'ultimo grano di rosario. Allora, prendiamo anche questo.
Dobbiamo fare anche un attimo un paio di cose, ragazzi. Anche se qui non stiamo messi proprio benissimo. Non mi ricordo se qua dietro. Qua se, dobbiamo stare attenti perché là dentro ci stanno i tassi, ragazzi. E poi non ho capito perché il tasto testa nera non ci parlava. Comunque qua c'è un sacco di gente. Dobbiamo fare una corsa fino a quell'altra parte. Dobbiamo andare a prendere quell'altro idolo del ritorno, ragazzi. E poi ci riposiamo. Ok. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Adesso non ci vede più nessuno. Questo qui è un buon posto che ho trovato pure per farmare, perché questo qui, cioè questo tizio qua che muore. Esatto. Poi si scende giù e questo qua pure muore. Poi c'è anche questo qua che muore. E ci sono quegli altri due. Questo qui muore da un sacco di esperienza. Questo qua pure muore. Sono, non so esattamente quanti, però sono tanta esperienza, ragazzi, in pochissimo spazio. Se vogliamo andare avanti, qua c'era il tizio, il mercante, vi ricordate che era venuto qua con Kotaro? Un secondo, che fine ha fatto? Ora là c'è un qualche cosa che si può prendere. Eccolo, vedete? Questo qua è Kotaro e questo qua è il mercante. Se non mandavamo Kotaro qua, il tizio moriva. Come stai? Qualcosa non va? Beh, esatto. Com'è? Come non è? Sono finito nei guai. Di nuovo. Qualche maledetto gabelliere. Gli ho offerto qualcosa per chiudere un occhio e... non sono stati malleabili come speravo. Mi sono rubati tutto. Hanno preso tutto. Ma perlomeno Kotaro. Però Kotaro lo ha salvato. Vero, amico? È morto Kotaro. Si è spostato solamente. Dorme come un. Dai, so. Non fare quella faccia. Non c'è motivo per essere tristi. Bravo uomo. Oh. Giusto. Ti dà una ricompensa, teoricamente. Ho ottenuto da parte qualcosa di buono. Soltanto per te. Il mio ultimo articolo. Ti interessa? Acquisti oggetti. Cambiale. Questa cosa qui, ragazzi, vi fa il 10% di sconto su tutti gli articoli di tutti. Grazie. Di tutti i negozi del gioco. L'articolo l'ho nascosto nel fundoshi. Perciò. Non è che. Questa cos'è il fundoshi? Scusa, non mi importa. E con questo la liquidazione è completa. Ora si chiude bottega. Però sai, non sono proprio a mani vuote. Mi è rimasto quest'ultimo sen. Prenderò questo piccolo sen e ne farò una montagna d'oro. Vedrai. Quando accadrà, bravo uomo, per favore, torna e compra qualcosa. Questo sarà in Sekiro 2. Il tizio muore. Oh, adesso che mi viene in mente, dobbiamo fare anche un'altra cosa, ragazzi, noi. Allora, a parte andare a prendere qualcosa là dietro.
Tra l'altro qua ci sta la pelle del serpente. Ma il coso sta dall'altra parte. Qua non ci sta nessun modo per scendere di lì. Proviamo a saltare, eh? Ok. Però questo qui è solamente un coso a cui aggrapparsi. Comunque ci dobbiamo spostare dove stavamo prima. Ciao Dordon. Allora, proviamo a fare così. Saltiamo da quella parte. E poi ci aggrappiamo a quello per andare a prendere questo coso. Ferro di recupero. Questo è tutto. Forse quello lì serve, se non ci riusciamo a aggrappare per... No, questo è un altro passaggio. Questo secondo me, sapete che passaggio è, ragazzi? È quello che si va da dietro... No, non è manco quello che si va da dietro. Ok, è un passaggio che non serve a niente. Perfetto, adesso andiamo a prendere un altro idolo. Perché vi faccio vedere una cosa. Qua ci sono un milione di tasti, ragazzi. Bisogna scapparsene. E... se no mi fanno neri sti cosi. Pure perché i tassi mi vengono a prendere anche qua sopra. Vediamo un secondo questo che tiene. Uno solo, non ce ne hanno. Passano i defunti. Vabbè, andiamo, ce ne andiamo, ce ne stanno. Qua stanno un sacco di tassi. Tutta questa roba qua non l'affrontiamo, ragazzi. Ce ne scappiamo direttamente. Perché non danno niente. C'è anche un orco distrutto qua. Vediamo quanta esperienza ci dà. 500, questo è buono. Poi andiamo da qua. Ci sono questi che stanno prendendo fuoco. Parliamo con questo. È tutto finito in cenere. Incendi, sì. C'è una bestia, ragazzi. E prendiamo quest'idolo. Prega l'idolo. Questo qua ci serve per vedere quest'ultimo boss che adesso non affrontiamo. Vedete, ragazzi, quello là è il demone dell'odio, che penso sia il nemico più difficile del gioco. Adesso viaggiamo un attimo e andiamo al tempio in rovina, perché l'unica cosa, però, il tasso testa nera non... Allora, sì, andiamo a parlare con questo. Se vediamo qui... Ma vi faccio un super spoiler. Vede, non c'è più... il vecchietto qua, lo scultore. E il fischietto. Ah, vedi, questo qua lo dobbiamo fare, ragazzi. Ok. Ce li possiamo fare noi. Emma pure se n'è andata, perché abbiamo visto stare nella stanza di Lord Kuro. Se parliamo con questo, il tizio ci dice che il soggetto se n'è andato. È iniziato. Ishina non c'è più. E le forze centrali hanno sferrato un'invasione coi fiocchi. Gli Ashina sono agli sgoccioli. Forse ora che anch'io me ne vada. Posso esserti ancora utile, amico? Acquisto oggetti. Questi qua non servono a niente. Facciamo parla. Vedi? Se stai cercando lo scultore, se n'è andato. È partito mormorando qualcosa riguardo alle fiamme. Credo che fosse diretto al campo di battaglia. Ma dove sia andato di preciso e perché,
Beh, non è affar mio. Alla prossima, amico. Vi voglio far vedere anche il tasto testa nera. Guardate che è successo qua. Per la prima volta c'è qualche cosa qua dentro. Ok, questo qui. Ah, ho capito. Non abbiamo mai comprato il cuneo fantasma dal mercante con cui avevamo appena parlato. E quindi ce lo fa prendere qua. Perfetto. La spada che porti sulla schiena. Che cos'è? Digli della lama mortale. Cosa? Esiste davvero? Per caso potresti usarla per porre fine alla mia maledizione? Ciao, ma non voglio ucciderti. Ma no. Capisco, non posso, ma ti prego, pensaci su. Ok, parla della lama mortale. Hai deciso di porre... Accetta. Certo, lo farò. Grazie. Un uomo col tuo talento potrebbe dispensare la più clemente delle morti. Dico bene? Ci penso io. Splendido. Devo ringraziare Sekigyo. Devo preparare. Sekigyo è lo scultore, ragazzi. Sarò pronto. Ok. Devo prepararmi all'aldilà. Appena quando lo incontriamo la prossima volta, quindi adesso. No, abbiamo fatto riposo. Riposo. Parliamo. Finalmente, l'onta di non aver seguito il mio... Sei sicuro? Sì. Come desideri. Avanti. Adesso lo possiamo uccidere. Naturalmente, questo qui, visto che è un non morto, c'ha pure lui il serpentone, qua il vermone. Addio. Vediamo che cosa ci lascia. Un dente nascosto. Questo qui ancora non ho capito a che serve. Abbiamo anche trovato della medicina che ci permette di morire in qualche modo. Però quando moriamo non perdiamo. Poi possiamo risuscitare sempre. Ma non so qual è l'utilizzo che può essere. Questo dente nascosto invece lo possiamo utilizzare sempre. E questo è uno. Adesso dobbiamo andare a BC Ashina. Dobbiamo andare anche là in realtà. Dobbiamo andare no. Grotta della Forra, mi sembra. Perché da qualche parte qui. Forse è qua sopra. Qui è dove siamo saliti con l'aquilone. Perché questo qui è quando siamo passati con... Sono quasi sicuro che era qui, ragazzi. Sono ragionevolmente certo. A meno che non siamo... Proviamo a controllare meglio. Non sta qua sotto il tasto di sanina. Viaggia Monte Congo. Area del Tempio.
Andiamo qua. Allora, perché se vi ricordate allora, là c'era Kotaro. Sì, adesso non c'è più. L'aquilone, andiamo a vedere se sta ancora messo, tirato su. Questo lo uccidiamo. È ancora tirato su. E infatti il tizio non c'è. Quindi per andare sopra l'aquilone bisogna andare dall'altra parte di questa vallata qua. Vabbè, ce ne andiamo, tanto questi non ci dovrebbero fare niente. Non conviene manco farli, ragazzi, perché danno tipo 70 di esperienza, forse anche di meno. Questi qua danno ancora di meno, quindi manco li facciamo. Vediamo quante esperienze ci danno. 80 di esperienza, vedete, non conviene nemmeno. Qua c'era la vecchia che adesso non ci sta più. E adesso andiamo qua e c'è l'aquilone. Ok. E finiamo qui. Però qua è esattamente dove siamo venuti prima, o no? No, non è dove siamo venuti prima. Dove siamo venuti prima era più giù. Era qua. Forse ci dovevamo parlare prima, ragazzi, e adesso non funziona più. Però è un peccato, vediamo se è stata qua sotto per caso. Non c'è, comunque magari dopo vediamo. Allora, quindi questo qua manco lo possiamo fare. Torniamo al tempio in rovina. Ok. Dobbiamo metterci il kunai. E ce lo mettiamo direttamente e noi. Scusa, dove è? Ma l'abbiamo comprato. Fischietto. Aspetta qua. Ci dovrebbe stare con i fantasma, no? Queste qua sono le arti. Eccolo qua. Ah, no, no, no. Il kunai fantasma, ragazzi, serve per fare un aggiornamento. Adesso vi faccio vedere. Vedete, per uno di questi cosi qui. Eccolo qua. Per fare questo, per fare il kunai fantasma qua, serve il kunai tra i materiali richiesti. Noi dobbiamo fare l'aggiornamento di questo. Cioè abbiamo tutto quello che ci serve. E quindi siamo a posto. Mo. Dobbiamo fare. Ci serve il fischietto.
Cambiamo un attimo gli strumenti prostetici e prendiamo... Non questo, questo. Questo qua ci dovrebbe utilizzare... Vabbè. Allora, se questo qua apriamo il tasto si... Dobbiamo andare qui. Ok. E facciamo così. Questo qui dovrebbe fare un po' di danno. Però ci consuma. Vediamo quanti. 15. Ci consuma un emblema spiritico. Perfetto. Ricontrolliamo un attimo. Andiamo un attimo alla... Ritorniamo ad Ascina. Tombe antiche. Ma sono sicuro che stava lì. Anche perché... Questo ci deve dare un pezzo di qualche cosa. Ma non è che sta qua dentro per caso? No. Nella mia partita precedente, ragazzi, stava qua il tasto testa nera. Però per qualche motivo non c'è più. Ok. Non fa niente, andiamo avanti. Adesso dobbiamo andare a fare un po' di gente. Ragazzi, facciamo i senza testa. E visto che facciamo i senza testa e visto che c'è un'alta probabilità di morire, se moriamo troppe volte, le taglio le parti dove siamo morti. Ok. Cerchiamo di morire il meno possibile, naturalmente. Questo è un sacco di gente, noi saltiamo tutto. Là ci sta quello doppio. Saltiamo pure questo. E qua dobbiamo salire là sopra. E poi ragazzi, guardate qua. Come ci arriviamo? Ah, guardate, adesso vi spiego. Per arrivare là, mi sa che già l'abbiamo fatto. Comunque dobbiamo salire, saltare qui. E ci dobbiamo afferrare su questa sporgenza qua, cosa impossibile. Spero che ce la facciamo con i divini, i confetti divini qua. E poi possiamo saltare qua dentro. E dobbiamo mettere la roba qua. Dobbiamo mettere confetti divini. Dove sta? Coriandoli divini. E poi dobbiamo printare la fiaschetta chiazzata viola. Grazie, quell'altra volta mi hanno dato un sacco di filo da torcere. E cioè, certe volte riuscivo a uccidere, certe volte no. Questo però non era tanto difficile. Ok. Quindi 1 2 cioè dobbiamo spostare, sennò quella si attacca dietro. Allora dobbiamo colpire il più possibile.
Perché non ci spostiamo? Siamo morti col terrore, mannaggia. Non si apre il paracadute qua. Abbiamo finito anche i coriandoli. Ragazzi, qua moriremo. Comunque ho sbagliato io. Non capisco perché non sapeva l'ombrello. Mamma, quanta esperienza che perdiamo. Era quasi un livello. E soprattutto per arrivare da questo è un casino. Quando fa quella mossa sotto ci dobbiamo o la saltiamo o ci allontaniamo. E poi non mi ricordavo che resistevano così poco i coriandoli divini. Vediamo. Eccolo là. Quindi uno, due. Ma non ce li ho più i coriandoli. Mia. E questo qua era un senza testa. Siamo morti due volte però. E abbiamo usato un sacco. La fiaschetta dura niente. Dura assolutamente niente. Però i coriandoli durano un sacco di tempo. Guardate, ancora li teniamo attivi. Questo qui ve l'ho detto già. Conduce al demone della campana, perché così ci riuscite ad arrivare all'inizio del gioco qui. Tra l'altro mi sembra che non ci sta nemmeno, a parte questo, non ci sta niente. Esatto, il Monte Congo. Adesso che ci penso? Torniamo un attimo. Nella forra, a un certo punto, forse non abbiamo parlato con un soggetto. Adesso vediamo un secondo. Vediamo. Viaggia. Forra. Valle del Santuario. Qua. Esattamente qua. C'era un ratto piccolino qua. Il fortino è stata una follia. Quanti ricordi. Sento la campana del tempio Senpou.
Ah, forse qua bisognava parlare. Questo sarà il figlio del tasso testa nera. Aspettate un secondo, adesso andiamo a Monte Combo, Grotto della Forra. Vediamo se sta qua. No, non ci sta qua. Vabbè. Ok, quindi quel senza testa lo abbiamo fatto. Poi dobbiamo andare nelle segrete abbandonate. Abisso senza fondo, qua. Esattamente qua sotto dobbiamo affrontare quel coso. Buffiamoci. Dobbiamo vedere dove sta, ragazzi. Si è spostato un'altra volta. Ci servono gli altri confetti. No, no. Perfetto. E questo ci ha dato il tanto cerimoniale. L'abbiamo ucciso un'altra volta, questa è la prima volta che mi succede. Ok, prendiamo tutto quello che c'è in questa caverna. Comunque, ragazzi, questa cosa, questa parte qui ci serve solamente un guerriero Shingeman, in realtà, per fare il demone dell'odio. Perché se non mi sbaglio, adesso abbiamo finito esattamente tutto. Inventario, video del ritorno. Il problema abbiamo preso tutte le pozioni da Emma. I grani di rosario, vediamo quanti ce ne mancano. Ce ne manca uno solo. E se non mi sbaglio, quest'ultimo grano di rosario lo droppa coso là, come si chiama? O lo droppa Ishin? Mi sa che lo droppa Ishin. Il problema è che per fare il demo dell'odio, ragazzi, dobbiamo andare non qua. Ci serve l'anello del malcontento, che lo troppa un altro guerriero come questo, che si trova esattamente negli abissi di Ascina, nella tana della scimmia guardiana, però adesso non ci sta più. E quindi ci dobbiamo arrivare un attimo a mano. Perché si è preso l'idolo. Era qua che dovevamo arrivare? Sì. Poi sono quelli che ci sparano, non ce la facciamo di corsa. Andiamo da qua, invece di andare direttamente là, ragazzi, facciamo il giro di qui, perché così ci cadiamo assolutamente direttamente su.
No, non era qua. Era qua. Chissà se la scimmia esce ancora qui. Ah, esce ancora. Ma scusa, dove sta il... Da qua sotto. Allora. Uno. Due. Dobbiamo andare a vedere dove sta, ragazzi. Dobbiamo vedere velocemente dove... Forse là fuori. Esce da qualche altra parte. Dobbiamo dire le teste dove escono? Di lì. Un'altra volta di lì. Se ci siamo sotto non ci fanno niente le teste. Abbiamo finito i divini confetti. Mi serve anche una cosa, come si chiama? Una fiaschetta. Se ci fate errore siamo morti. Ci è andata bene, ragazzi, dai. E questo ci ha dato l'anello del malcontento, che è esattamente l'oggetto che ci serve per prendere il potenziamento del fischietto, per poter affrontare il demone dell'odio. Allora, visto che ci siamo, adesso andiamo al palazzo della sorgente. Grande ciliegio. Ok, qua dobbiamo stare attenti perché ci sono i cani. E ci fulminano, ragazzi. Sono due cani. Comunque non erano questi cani a cui dovevamo stare attenti. Ci sono due cani qua sotto. Eccoli là. E se non mi sbaglio adesso non ce ne sono più. No, ce ne sta un altro, ragazzi. Se arriva quel cane siamo assolutamente morti. Però non so come fare a non farlo arrivare. C'è un cane da là dietro. Questo già ci ho visto. Come ci faccio arrivare là fuori senza... Dobbiamo andare da sopra. Ma da qua non ci passiamo, non ci arriviamo più da sopra perché non c'è nessun modo per passare dall'altra parte. Facciamo così, dai. Uno. Due. Vai.
ci ha fatto col terrore. Questo è l'ultimo guerriero Shingeman però, eh. Ma forse se andiamo... Meno male, aiuto divino. Aspetta, aspetta, ma forse non dobbiamo andare da qua. Proviamo ad andare dalla campana della grande carpa. Il problema è che questo ci dovremmo riuscire ad arrivare. Perché quello sta qua sotto, no? Non sta qua sotto. No. Sta da qua. Come ci arriviamo là? Aspetta, qui c'è un coso, un appiglio. Esca preziosa. Eccolo là. Il problema è che da qua dietro ci stanno i cani. Eppure qua sotto ci stanno i cani. Non so quando stanno lontano. No, però quelli stanno abbastanza lontani. Ora li facciamo. E forse riusciamo a vedere anche il cane che viene da quell'altra parte. Non lo riusciamo a vedere. Però qua sicuramente stiamo più vicini, no? Ok. Uno. Due. Dobbiamo andare giù alla cascata, dobbiamo andare giù alla cascata, esce là. Ma dobbiamo andare da quell'altra parte. Esce da quell'altra parte. Dobbiamo andare sempre giù alla cascata. Non ci abbiamo più cornelli divini. Ok. Questo ci dava solo un lapislazzuli. Ah, oh, abbiamo fatto anche 3 di esperienza. Eccolo là il cane, ragazzi. Quel cane là mi ha ucciso, vedete? Non riusciamo a salire là sopra, vabbè. Non sfidiamo la sorte. Ok, è stato ucciso legata. Questo qua non ci serve a niente. Boh. Per completezza abbiamo fatto tutti i guerrieri Shikimen. Un senza testa. I senza testa però sono 5, di cui questo qua che andiamo a fare adesso è quello più difficile. Prendiamoci pure una compressa. Oh, che ci sta là?
Questo qua ci serve pure, tra le altre cose. Anche se li droppano i giganti. Quelli là tipo Kotaro, per intenderci. Allora, qua sotto c'è un senza testa. Mo non mi ricordo preciso dove sta. Guardiamo prima. Esattamente. Mannaggia. Vediamo esattamente dove sta, ragazzi, perché ci dobbiamo baffare prima e poi ci lanciamo giù, ci immergiamo e poi dobbiamo andare col tasto destro. Dovrebbe stare là sotto, sì, ed è quello là. Quelle là non ci dovrebbero dare fastidio, perché andiamo fino a sotto a tutto. Ok, abbiamo sbagliato casa. Questo senza testa qui è abbastanza semplice, anche se quello forse è dove sono morto di più, perché c'è un problema. Bisogna assolutamente parargli un attacco. Questo. Deve schivare. E muore anche quell'altro, ragazzi. Ok. Scaglia della carpa, scaglia della carpa. E qua che c'era? Grano di rosario. Ma non mi ricordavo bene. Guardate, ragazzi, questo qui, anche questa carpa qui, ci sono i lombrichi, quelli lì. Che stanno dentro le persone che sono morte. No, mi sembra che non c'è nient'altro, ragazzi, da qua sotto. Adesso ci rimangono solamente tre senza testa. Teletrasportiamoci. Ultimo idolo a cui hai pregato. No, potevamo andare... Questo qui è ancora morta la tizia, non stanno così, così finiscono. L'unico che non sono riuscito... Migliore gli attributi fisici. Adesso abbiamo il massimo della vitalità. È una cosa buona. Andiamo a fare gli ultimi... Questo non senza testa, gli ultimi tre senza testa. Ok. Uno sta al castello Ashina e dobbiamo andare esattamente... alle tombe antiche. Tombe antiche. Esatto. Andiamo un attimo qua. Niente. Allora, innanzitutto voglio far vedere una cosa. Allora, questo è un po' di esperienza. Dobbiamo andare di qua. Questo bisogna origliarlo, perché? Non amo la mia tavola.
tutti voi. Perdonatemi, ma nessuno rischierebbe la vita senza farsi pagare. Bene, allora come faccio a svignarmela? Ah, perché se non vuole scappare, perciò forse. Ma ci abbiamo pensato noi. Ah, ci sta quello lì che ci aspetta in agguato. Ragazzi, qua se andate, se non mi sbaglio, controlliamo, ci sono due scimmie bianche. Cerchiamo uno, saranno tutte scimmie. O ho una scimmia bianca. Eccola là. Che tra l'altro combattono tra di loro, vedete? Che è una cosa. Due scimmie bianche ci sono. Giusto, giusto, ce l'abbiamo fatta. Che è una cosa alquanto strana. Ok. Però adesso l'abbiamo visto. Conviene teletrasportarci alle tombe antiche un'altra volta. Andiamo a fare il terzo senza testa. Comunque ragazzi, probabilmente abbiamo mancato di parlare con il figlio del tasso testa nera e quindi non ci ha dato la fine della quest. Ok, questo qua ma pure 784 di esperienza. Questo quanto dava? 1.300, possibile? 1.100. Ok, io direi di fare prima un attimo questi due pesci. Il senza testa sta là. Perché adesso vi faccio vedere come funziona. Vedete, là sta il senza testa. Ok, perdiamo l'agro. Tra l'altro dobbiamo ancora andare a prendere. Ma qua dentro chi ci sta? Qua dove stava l'orco? Non so se ci sono cose da prendere. Perché da quell'altra parte pure si stavano bisticciando. Comunque, questo senza testa qua è abbastanza semplice. Prendiamoci una complessa. L'unica cosa da che mi ricordo è che ci dovevamo girare attorno. Faceva quella che buttava quel raggio gamma lì, basta girargli attorno e dovrebbe essere fatto. Tra l'altro qua dentro non ci sta nient'altro. Andiamo a vedere lì. Confetto. Ragazzi, questi confetti, anche se noi non li usiamo mai, teoricamente dovrebbero essere ultra utili. E da quello che ho capito si portano anche appresso quando si fanno il New Game Plus. Ok, adesso andiamo tipo stile kamikaze. Questa parte aperta, vediamo chi, voglio vedere chi ci sta qua. Ah, ci sono questi qua. Questo qua uccidiamolo, può darsi che sgancia un confetto divino. Ma che da 3 di energia? No, 200... Ma no, dai. Shinobi, vero? Che scassa ombrello. Riposo.
Ma chi è? Aspetta, forse è uno che sta qua dietro. No, eccolo qua. Scala quel muro di fango, troverai un aquilone shinobi. Aiuta gli uomini per... Ok, nel cortile sono questi qua? Non credo. No, non sono questi quelli nel cortile, sono questi quelli nel cortile, ragazzi. È venuto pure quello da dietro. Vabbè, sono 4 contro 1, quello là dovrebbe morire. Ancora vivo? Oh, è ancora vivo! Ok, abbiamo ucciso tutti quanti. Però quello diceva di scalare l'aquilone e di andare a... Secondo me la quest non era questa. Perché quello là diceva di scalare il muro di fango e prendere l'aquilone per andare ad aiutare a tutti quanti. Che però io non ho mai capito come si faceva. Perché l'aquilone... È quello. Proviamo, ragazzi. Questo è l'aquilone. Però forse dobbiamo andare da qualche altra parte per prenderlo. Aspetta, qua possiamo andare un po' più su. Allora, sicuramente là. E poi dietro ci sono, c'è un altro appiglio. Là. Forse qua si prende l'aquilone. Proviamo a fare il salto. Ah, vediamo se ce lo dà. Al massimo moriamo. Però quello aveva detto scala il muro di fango. A meno che non si prende... Aspetta, proviamo ad andare da questa parte a destra. Proviamo a fare il giro, eh. Proviamo a salire sopra questo edificio. Tipo di là. Di là. Di là. Ok, diritto di qua. Qua non c'è nessuno. Possiamo andare da quest'altra parte. L'aquilone dove sta? Dovrebbe stare da qua sotto. Eccolo là. Non è questa la strada. Comunque c'è un modo per prendere quell'aquilone, ma non so qual è.
Perché poi tra l'altro l'aquilone, ma forse ci sta un altro aquilone. Vediamo. Qua non ci arriviamo nemmeno. Tra l'altro l'aquilone ci dovrebbe riportare poi da qualche parte. Ma proviamo ad andare là. No. Ok, non ci fermiamo. Perché dobbiamo fare ancora un sacco di cose qua. Allora, abbiamo ucciso 3 senza testa, ce ne mancano altri 2. Cominciamo a fare quello lì che si trova agli abissi di Ascina, foresta nascosta, mi sembra. Tra l'altro non so manco quanti confetti divini ci sono rimasti ancora. Allora, questo qua dovrebbe essere... Ok, dobbiamo solamente stare attenti ai galli. Andiamo qua. Pure perché da qua sotto, ragazzi, ci sta un sacco di roba, ma noi non l'abbiamo mai presa perché ci sta la sostenza a testa. Dovrebbe stare esattamente qua sotto. Teniamo questo. 1 2 e vai. No vai. Come siamo morti col terrore. Spirito corrotto Gakin. Masso di Adipe, magnetite di recupero. Sono queste 2 cose. Qua sotto mi ricordo che c'erano quando feci il giro. C'era un sacco di roba. Di recupero, sfera Mibu, compresse. Possibile che non c'è nient'altro? Controlliamo bene, meglio. Ok. Vediamo un attimo. Ci servono 20 punti esperienza per fare 4 cose, le dobbiamo fare assolutamente. Questi 20 punti esperienza, saltiamo lì, saltiamo lì. Andiamo da qua. Ormai questo Ragazzi, 20 punti di esperienza non sono assolutamente nulla. Quanto ci ha dato? 198 il gallo. Visto che anche i galli hanno il loro perché. Quello non l'abbiamo mai preso, possibile. Ah no, ma è impossibile.
Mi rimane l'ultimo. L'ultimo senza testa. Andiamo al tempio in rovina, perché abbiamo fatto un sacco di soldi. E, acquisisce abilità. Allora, teoricamente vorremmo prendere questa forza vitale. Però per prendere forza vitale bisogna spendere questi tre... Pure questi bisogna prendere. Ragazzi, secondo me è il miglior utilizzo del... sì. Quindi ci vogliono 4 e 3 sette ancora. Ce ne abbiamo due e ce abbiamo 1500 sen. Andiamo anche a migliorare. Adesso che abbiamo preso potenza, il fischietto. Abbiamo tutto, ci mancano solamente 50 sen. Ok. Però ci abbiamo, dovremmo avere un miliardo di cose qua, di borselli. Potenza di uno strumento. Ok ragazzi, e qui ci abbiamo tutto quello che ci serve per quel che riguarda gli strumenti prostetici. Ce li abbiamo, li abbiamo presi tutti. Adesso ci rimane un senza testa. Dobbiamo andare da Kuro e poi dobbiamo fare il demone dell'odio. Allora, l'ultimo senza testa che ci rimane sta alla forra e sta esattamente a Valle del Santuario. Invece di andare da quella parte dobbiamo tornare indietro. Uccidiamo questi due. Figurati. Perfetto. Cerchiamo di non cadere naturalmente qua. Il problema è che questo qui, se moriamo, ci dobbiamo rifare tutta questa strada, ragazzi. Io non so se è possibile. Forse prendo troppa paura, ho troppa paura. Però sì, senza testa, se uno li riuscisse a fare a metà gioco, diciamo. Ok, queste cose qua ce ne scappiamo, ragazzi. E ti danno dei buff non indifferenti. Anche se i buff, per esempio, il confetto ago che droppa il senza testa dura di meno del confetto, diciamolo meglio, il confetto ago del senza testa dura di meno del confetto ago normale. Allora ragazzi, questo è quello in assoluto che mi ha dato più problemi. Non so quante volte sono morto qua, ma stavolta ce la dobbiamo fare. Allora, coriandoli, peschetta. C'è una fiaschetta. Non so se ci dobbiamo ribuffare. Ribuffiamoci ragazzi, ribuffiamoci. Eccolo là. Pure i coriandoli ci ribuffiamo. No. E pure la fiaschetta.
Adesso non ci abbiamo più, più vite. Comunque per utilizzare l'ombrello, ho capito come funziona. Bisogna premere parecchio prima. Ok, dobbiamo rifare tutto da capo. Avete visto, ragazzi? Quello è proprio senza pietà. No, ho fatto pure il denunciazzo. Lo dobbiamo uccidere un'altra volta a questo. Vabbè, tanto per fare i senza testa non ci servono tutte le fiaschette, ragazzi. Comunque ho sbagliato, lo dovevo continuare ad attaccare. Mi sono... Probabilmente se non utilizzavo l'ombrello lo avevamo ucciso. E poi un altro problema che c'è stato è che ho fatto un paio di attacchi mortali qua. Di estrazioni mortali che non servivano. E poi quando ci siamo curati, ragazzi, quando ci allontaniamo, se non lo colpiamo, avete visto quanto terrore ci ha messo. Sta dietro. Si è stannato. Questa era un'uccisione quasi perfetta, ragazzi. Ok, abbiamo ucciso tutti quanti i senza testa. Per controllare se li avete uccisi tutti quanti, adesso vi faccio vedere come si fa, perché ognuno di questi qua vi droppa un confetto corrotto. Quindi basta andare a vedere nell'inventario se avete tutti i confetti corrotti. Oh, abbiamo finito tutti i coriandoli divini, tra i guerrieri Shigman e senza ditta. Confetto 1, 2, 3, devono essere 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah no, spiriti corrotti devono essere 5. 3 e 5. Perfetto. Anche questo è fatto. Adesso. Ci serve questo ombrello qua. E mettiamo pure le castagnole, va. Sì. Questi qua li togliamo, se no ci danno solo fastidio. Questa la togliamo, se no ci danno solo fastidio. Ragazzi, ci rimane le ultime. Ci rimangono le ultime due cose da fare. Abbiamo 12 di forza d'attacco. Dobbiamo andare a Castello Ascina. Dintorni del passaggio segreto.
Allora, e ci dobbiamo ricordare che dobbiamo utilizzare l'ombrello quando Isshin in fase 2 sta facendo quell'arma segreta. E poi un'altra cosa importante è, apriamo qua, che ci dobbiamo ricordare è che per curarci da Isshin ci dobbiamo allontanare proprio tantissimo, ragazzi. Che quello ci viene a prendere dove stiamo più o meno. Ok. Questo è il Lord culo. Kuro. Shinobi dell'erede divino, ci rivediamo. Ammira la seconda lama mortale. Quella nera, vi ricordate? Genichiro. Se pensi di cambiare il destino di Ashina con una cosa simile, ti stai sbagliando. Lupo. Nessuno ha diritto al retaggio del drago. Nessuno merita quel peso. Vorrei ci fosse un altro modo. Va bene. Un'ultima volta. Ho sentito anche il rumore di Kuro che cadeva per terra. Esatto. Facciamola finita. Genichiro. Ridarò gloria ad Ashina. Andiamo dietro. No, 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 no! Ma com'è possibile? Sì, così, la tua forza. Non ti permettere. Non lascerò che Ashina venga distrutta. Ok. E adesso Isshin, ragazzi. Alla fine, io ero inerme. Ma con il sangue del drago che le scorre nelle vene. Così si chiude la lunga notte di Ashina. Questo è proprio uno schifo. Patetico nipote, questo è il tuo ultimo desiderio. Vedere il ritorno di Ashina dalle viscere dell'aldilà. E questo significa, Sekiro, devo distruggerti. Sekiro! Dobbiamo usare una fiaschetta, ragazzi. Yeah.
Oh! Ma perché mi hai perso il loco? Dobbiamo curare. Ne abbiamo tolto 0 di vita però. Questa qua la sbagliamo sempre la sbagliamo. Bello. Non gioco, ma adesso che sono saltato. Mi ha fatto la... Ma c'era la pietra davanti, come mi ha fatto a colpire? Spara. Un bello. Grazie, fase 3. Ricordiamoci che fai fulmine. No, no, ci spara. Prendiamo una compressa, ragazzi. Ok, ci abbiamo ancora un'altra risurrezione. Aspettate, ci abbiamo nell'inventario, ci abbiamo un'erba divina. No, un bello! Mamma, l'ultimo è tutto! Altro bello! Sì.
Ishin, sei morto! Uno! Ragazzi, tre tentativi, voi ne avete visto solamente uno. Fallo! Ben fatto, Sekiro. Addio. E praticamente abbiamo quasi finito il gioco. Ricordo del maestro Ishin. Abbiamo preso pure il lampo del drago. Ragazzi, abbiamo una sfida di forza. Perfetto. Ha sbloccato anche il percorso di divino, che dopo vi faccio vedere che cos'è. Il percorso decisione. Perfetto. Ragazzi, allora qua c'è Kuro. Ci sono tre finali da vedere. Però il problema è che non voglio finire il gioco tre volte. Quindi adesso stacco. Così salvo il gioco e vediamo un finale alla volta. Poi dopo ricarico il gioco che ho salvato proprio esattamente qui. Quindi noi ci vediamo tra un secondo con il primo finale. E il secondo dopo il finale. Il secondo dopo il finale Shura. Vengo subito. Perfetto, ragazzi. Kuro sta qua. Lupo, dove sei? Sono qua, Kuro. Allora, vedete, possiamo consegnare o solo le lacrime del drago divino, o quelle del drago del sempre in fiore, o quelle di ghiaccio. Per adesso lo uccidiamo direttamente, quindi consegniamo solo le lacrime del drago divino, il finale canonico, senza fare né la quest della Terrone Irata, né la quest della fanciulla delle acque del ristoro. Al vostro fianco. Ecco le lacrime di drago. Ragazzi, purtroppo... Mi devoto Shinobi. Ora. Recidi questi vincoli dell'immortalità. E questo qui è il finale in cui muore Kuro. E noi diventiamo un'altra volta lo scultore. Tra l'altro Ishin è morto. Lo scultore teoricamente dovrebbe essere morto. Più o meno. Però Emma dovrebbe essere ancora viva. E infatti sta là. Credo che sia meglio che sia tu ad averlo. Senza dubbio, verrà il giorno in cui arriverà uno shinobi in cerca di forza. E finisce qui, ragazzi. Noi ci vediamo tra un secondo per un altro finale. Lupo, dove sei? Ragazzi, questo invece è il finale col sempre in fiore, che è quello lì che si raggiunge completando la seconda volta la tenuta Irata. Al vostro fianco.
E se vi ricordate, questo qui è quello dove dovremmo morire noi stavolta. Ecco le lacrime di drago. Ma poi quello che fine fa? Ed è così che condannò l'ultimo immortale. Che possiate godere di una normale vita umana. Tacte. E qui moriamo noi. L'altro finisce così, mi sembra. No, no, forse che sono Kuro e Emma. Sono culo Emma. Stai andando via? Sì. Anche io vivrò appieno ogni istante. E poi lascerò questa vita. Proprio come il mio shinobi ha fatto per me. Lady Emma, io devo molto anche a te. L'altro Kuro se ne vuole sempre andare, ragazzi. E anche questa è fatta. Adesso ci vediamo tra un secondo per il terzo finale. Ragazzi, rieccoci per l'ultimo finale. Questo è quello lì, invece, che si fa al Monte Kongo. E si utilizzano le lacrime di drago e anche le lacrime di ghiaccio che ci ha dato l'erede delle acque del ristoro, la bimba. Sono al vostro fianco. Ecco le lacrime di drago. Che faceva da saccello, vi ricordate? Dobbiamo andarcene da qui, mio sire. Vediamo dove lo porto, non mi ricordo. Al tempio. Lord Kuro, che voi possiate riposare. Permettetemi di portarvi nel mio cuore.
Ascoltate, è giunto il momento. Ora io devo andare. Il viaggio per recidere i vincoli con il fato sarà molto lungo, senza dubbio. Eppure tu vuoi unirti a noi, comunque. Lo voglio. Ti sono davvero grata, Shinobi del Drago. E sappi che Kuro sta gioendo con me. Partiamo verso l'occidente, al luogo dal quale proviene il drago divino. Perché se vi ricordate, ragazzi, non era, non doveva stare in Giappone il fatto del drago divino e dell'erede del drago. Ragazzi, e questo era l'ultimo finale di Sekiro Shadows Die Twice. Adesso ci richiede se vogliamo iniziare la seconda partita, noi gli diciamo di no e torniamo al tempio in rovina. Ragazzi, ci rimane un'ultimissima cosa da fare, che però ok, ricordi un altro. Ok, abbiamo sbloccato sfida di forza e menu mutaforma. Possiamo migliorare la forza di attacco e questo qua ci aiuta tantissimo. Poi dobbiamo andare a migliorare il fischietto. Già l'abbiamo fatto il fischietto. Ok, ce l'abbiamo. Ragazzi, ci abbiamo tutto. L'unica cosa che io metterei qui, allora, ci serve l'ombrello loto di Suzaku, costa un coso, e poi ci serve il fischietto. Il fischietto del malcontento, eccolo qua. Costa 4 emblemi spiritici, sono 12. E poi qua ci serve, mettiamocelo ragazzi, un confetto Ako, spirito corrotto Ako. Ah no, questi che consumando... non possiamo permetterci... Confetto Ako, ce ne abbiamo 16, ragazzi. Non possiamo permetterci di usare... di sprecare emblemi spiritici. Vediamo un attimo come siamo messi con l'abilità. 3. Non ce la facciamo a prendere questo, quindi... prendiamo... prendiamo questo, costa 2. E ci teletrasportiamo ai dintorni di Ashina, fiamme dell'odio. Ragazzi, non so esattamente quanto tempo ci metteremo per fare questo boss, perché questo è il boss più difficile del gioco. Io mi metto qua. È molto probabile che agganciamo, che tagliamo tutte le parti in cui sono morto. Vi dirò quando finiamo quante volte sono morto. Tentativo numero 9, dai, questo è quello buono. Bello. Come ci ha fatto? Come ci ha preso? Ma perché non ha fatto le fireball, ragazzi? Soprattutto perché non mi sono accorto che non ha fatto le fireball.
dobbiamo curare. Devo accorgere che devo saltare, però. Uno, due, tre, vai sotto. Perfetto, due fiaschette abbiamo consumato per fargli la prima vita. Ma io non capisco quando è che devo saltare. Vacci sotto. No. Ti faccio sotto. Mamma, non sono saltato, ragazzi. Ma fa questo coso? Ombrello. Ti faccio sotto. Salta. È stannato, ragazzi. No, non moriamo. Ok, adesso dobbiamo evitare il suo primo attacco. Perché non l'ha preso? Ombrello. Ragazzi, e anche questo gli è andato per il mare. Esecuzione Shinobi. E questo era l'ultimo, ragazzi, il demone dell'odio, il nemico penso più temibile di tutto il gioco. E adesso andiamo a fare un ultimo dialogo. Tra l'altro, ragazzi, qui ci sta anche il soggetto qua.
Per qualche motivo dall'altra parte non si riesce ad andare. Non abbiamo soldi, però vende un po' di roba per possano i defunti da acquistare. Ragazzi, prima di, se volete fare una nuova partita, spendete tutti i soldi dai mercanti, perché i soldi mi sembra che non ve li portate appresso, mentre la roba che comprate dai mercanti, tipo confetti, queste cose qua, ve le portate tutte quanti appresso. Qui c'è la vecchia che non abbiamo mai capito a che serviva. Sei ancora vivo. Però questa non è quella lì che sapeva tutta la storia. Sai chi era il demone con un braccio solo? No. Capisco. Magari è meglio così. Che destino. Bruciare nelle fiamme dell'odio e soffrire come un demone per l'eternità. Tu hai messo fine alla sua sofferenza. Tutto qui. Perfetto. E ci ha dato una goccia di sangue del drago. Ragazzi, questo è quanto per quel che riguarda Sekiro. Vi voglio far vedere un'ultimissima cosa, che non è qua. Penso che abbiamo ucciso tutti quanti. L'unica cosa che non siamo riusciti a fare è stato il tasto di testa nera, ma quello là bisognerebbe rigiocare tutto da capo. Chissà com'è il nuovo Game Plus. Comunque abbiamo finito tutto di tutto. Adesso vediamo giusto due cose. Innanzitutto torniamo, andiamo, luoghi importanti, stanza di Kuno. Questa è la cosa che secondo me la dovevano cambiare assolutamente. Cioè, adesso ho ucciso Isshin, giusto? Nichiro e tutto il resto. Ma sta qua. E qua rimane, ragazzi. Mastro Lu, sono felice. Per Emma non è successo assolutamente niente. E non ci dà nemmeno le altre opzioni. Parla. E se avevamo del sake, come nell'altra partita ce l'ho, non ce lo faceva, diceva Emma, rispondeva che, dicendo che non è il momento di bere. Comunque, il demone dell'odio era lo scultore, ragazzi. Se vedete, se date un sacco di sake allo scultore e leggete bene fra le righe, il demone dell'odio è lo scultore. Infatti si chiama Sekigyo, perché era una scimmia. Invece noi eravamo un lupo, perché il ro è Sekiro, ro per il lupo, gio per la scimmia. Comunque, ragazzi, questo è stato il mio primo let's play. Per farvi capire, quando l'ho giocato la prima volta a Sekiro ci ho messo 50 ore per finirlo. 50 ore. Una mazzata spaziale. Mentre questa qui ci sono volute solamente 18 ore. Questo che è tutto il let's play che abbiamo fatto finora. In più, come avete visto, la forza d'attacco della partita di prima era 14, mentre quella di questa partita con cui abbiamo fatto il let's play era 13, perché adesso abbiamo il ricordo del demone dell'odio che possiamo utilizzare, e quindi possiamo portare a 14 anche questo. L'uomo che non riuscì a divenire Shura divenne invece un tramite per le fiamme dell'odio. Il destino ha voluto che fosse destinatamente vincolato a questo mondo. Solo quando divenne un demone riuscì finalmente a lasciare questo mondo. Il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico, anche se distanti, il riaffiorare di memorie del genere ha dato forza al lupo. Ragazzi, adesso dobbiamo fare una ultima cosa. Allora, ci sono queste sfide di forza che non ho capito bene come funziona. Però potete fare questa cosa che si chiama riflessione sulla forza, e potete combattere con tutti i nemici formidabili che avete affrontato durante la vostra avventura in Sekiro. L'unica cosa, visto che il finale Shura abbiamo salvato e ricaricato, non ci sono qua Emma e Isshin. Però, giusto per finire, facciamo un'ultima battaglia con Vinicilo. Adesso siamo molto più forti, dovrebbe essere molto più semplice. Non lo one shottiamo, naturalmente, perché questo comunque è tosto, ragazzi. Se non lo sapete, Shinobi, se non vi ricordate come si combatte, ragazzi, morite. Mm-hmm.
Infatti. Quella l'avevo sbagliata prima. Non me la prendo la combo, ragazzi. Dell'erede divino. Sto qua, Genishiro. Togli dalla porta, però. Fatta a prendere. Salto, penso. Vieni qua, Genishiro, fammi ti dire una cosa. Ascina. L'avrò ucciso senza esagerare più di 50 volte questo coso. Ma dopo che ho imparato a farlo, perché è assolutamente una soddisfazione ucciderlo. E quando lo fai 3, 4, 5, 6 volte di seguito, che già lo sai uccidere, le ultime volte non ti colpisce quasi mai. Sono riuscito a farlo anche un paio di volte, sì, un paio di volte, senza prendere nemmeno un colpo, tranne quello del fulmine, naturalmente. Ragazzi, questo Let's Play è dichiarato ufficialmente finito. Noi ci vediamo domani con un altro Let's Play di un altro gioco. Ciao!